Ciao a tutti, oggi sono tornata dopo tantissimo tempo perché ci tenevo tantissimo a fare questo video ringraziamento a Mary Creazioni. Se non la conoscete, vi linko qui sotto nell'info box il suo canale YouTube. Ho partecipato al suo contest per il raggiungimento dei 1000 iscritti al suo canale e questa è la creazione che ho realizzato. Sono arrivata tra le vincitrici. Si partecipava a coppie, io ho partecipato in coppia con Barbara. Vi linko qui sotto anche la sua pagina Facebook, è molto brava, quindi potete pure seguirla secondo me perché non ve ne pentirete. Il modulo che ho scelto è questo qui, quello dei quattro modulini laterali e si chiama Lumosis. Lo trovate appunto nel suo canale. Ve lo linko qui sotto, comunque il tutorial che ho seguito io. E che dire, io mi sono divertita un sacco a partecipare perché prima perché si partecipava in coppia e comunque è sempre bello confrontarsi. Io e Barbara in particolare ci siamo spronate tantissimo perché io sono partita da dei colori completamente diversi rispetto a questi. Abbiamo scelto un tema, era obbligatorio scegliere un tema e noi abbiamo scelto un quadro di Salvador Dalì che vi metterò da qualche parte adesso. Vi faccio vedere qui adesso anche la foto che abbiamo inviato a Mary. Niente, praticamente abbiamo cercato di recuperare i colori del quadro e di spartirceli un po'. In particolare, io ho scelto più la zona del cielo azzurro e blu, con le nuvole e la farfalla, quella blu e bianca, mentre Barbara ha scelto la parte più color mattone, la farfalla, quella sul rosso, e ci siamo un po' diviso il quadro in pratica. Abbiamo giocato un pochino sui contrasti, appunto, e il risultato ci ha resi abbastanza soddisfatte, devo dire. Siamo contente quindi di aver partecipato. Quindi ci tenevo a ringraziare Mary perché lei probabilmente non se ne è resa conto, però partecipare al suo contest per me è stato una sorta di punto di svolta perché realizzare un progetto come un girocollo mi ha veramente dato una spinta a continuare a creare in un momento in cui avevo veramente. Cioè, mi sentivo un po' intimorita quasi dalle perline perché restando ferma per tanto tempo, tornare col l'ago in mano non, mi sembrava che tutto fosse più difficile. Sicuramente se qualcuna di voi si è fermata in passato può capire quello che intendo dire. Ricominciare a volte non è tanto semplice e questo è stato un pochino il mio punto di svolta, diciamo, quindi sono molto contenta di aver partecipato prima di tutto per questo. E anche se non avessi vinto sarei stata molto felice comunque e così sono ancora più contenta invece. Adesso vi faccio vedere ciò che Mary mi ha inviato. Cominciare da questo qui, che era il suo bigliettino. Non vi farò leggere il bigliettino, però ci tenevo a farvi vedere che c'è la farfallina. Poi mi ha inviato un po' di materiale creativo. Io vi dico già che l'ho tirato fuori dal sacchettino, era qua dentro e il sacchettino era chiuso da un nastrino rosa, così. Vi faccio subito vedere il materiale. Ho tirato fuori quasi tutto solo per comodità perché non volevo fare troppo rumore sul video. Mi ha regalato queste tre basi per anello che fanno sempre comodo. Poi mi ha regalato questi quattro rivoli. Questi due sono da 14 mm. Sono questo viola con queste sfumature bellissime blu. Ah, ci tengo a dire, io ho detto a Mary che i miei colori preferiti sono il viola e il verde e lei mi ha ascoltata tantissimo. Infatti questi sono gli altri. Come vedete questo è un dark topaz e questo qui è un emerald. Sono da 12 mm. Poi mi ha regalato queste che sono, non so se mi ricordo il nome di queste perline, so che penso che siano le Paros per Pucca. Ma forse sono qualcos'altro, Parpuca. Comunque vi metterò da qualche parte il nome se ho sbagliato. E sono in questo colore che è marrone metallizzato, particolare, molto, molto particolare, ma anche molto neutro. Sembra quasi un bronzo matto, direi. E a me il bronzo piace un sacco, quindi contentissimo. Poi mi ha regalato queste tre gocce, appunto il verde e il viola, che sono i miei colori preferiti. E l'altro colore di cui le avevo parlato era il giallo. Perché le ho detto che io ho un problema col giallo perché a me piace molto, però io non lo posso indossare perché su di me fa veramente un effetto pessimo per la carnagione che ho e quindi lo uso in genere per mia sorella che avrà preso un nuovo paio di orecchini probabilmente. Poi
Qui abbiamo un pettinino. Io non ho mai avuto un pettinino ed è da tanto che li guardo e vorrei comprarne uno. Sinceramente non ho neppure idea di come si utilizzi, però penso che in qualche maniera sarò in grado di trovare, di capire che cosa potrò fare e altrimenti cercherò un tutorial, appunto. Ma sono molto contenta perché potrebbe essere appunto un'idea nuova. Dopodiché, allora, col materiale abbiamo finito. Vi faccio vedere la creazione. Allora, la creazione era dentro questa scatola, appunto io l'ho già tirata fuori, ed era chiusa da questo piccolo modulino a forma di cuoricino tanto carino, che forse è un suo tutorial, non sono sicura al 100%, ma nel caso in cui lo sia, ve lo linko qua sotto nell'info box. E mi ha regalato appunto questi orecchini nei colori che le ho detto essere i miei preferiti, quindi verde e viola. Spero che si vedano abbastanza bene perché so che questi non sono i colori più adatti da far vedere alla luce artificiale, quindi temo che non si capiscano tanto bene. Comunque sono viola e verde metallizzati. Molto carini. Questi sì che sono un suo tutorial perché me li ricordo e ve li linko qui sotto, appunto. Quindi ci tengo tantissimo a ringraziare Mary di nuovo per la sua generosità. Tra l'altro ha anche regalato uno schema alle partecipanti. Quindi grazie Mary di cuore, sono contentissima di aver partecipato al tuo contest e niente, grazie veramente di cuore, sono contenta, sono contenta, non c'è tanto altro che posso dire. Quindi è tutto per me, io vi saluto. E ci vediamo al prossimo video e ve lo dico già, anzi, ve lo faccio vedere in anteprima. Il prossimo video sarà il tutorial di questo ciondolo. Ecco qua. Così lo sapete. E spero di riuscire a pubblicarlo entro un paio di giorni al massimo e spero che vi piaccia. Quindi, grazie a tutte voi che avete seguito questo video fino alla fine. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!